Bene, in questo breve video vorrei raccontare una cosa che ho visto stamattina in classe con alcuni studenti, alcune studentesse, però non ho potuto raccontarla a tutte e a tutti, quindi in qualche modo rimedio stasera facendo questo breve video. Sono fuori dalla mia comfort zone perché sono in una fase di ristrutturazione dello studio e anche quindi della parte di setup per registrare i miei video e sto usando il tablet e sinceramente non so come si veda, se si vede. E soprattutto se si sente bene col microfono e tutto quanto. Proviamo. Allora, l'idea è molto semplice. Voglio usare un foglio di carta A4, un comune foglio di carta da stampante, per dimostrare che la radice quadrata di 2 non è un numero razionale, una dimostrazione che abbiamo visto in tante salse anche in tempi recenti. Cosa vuol dire che la radice di 2 non è un numero razionale? Vuol dire che non è possibile esprimerlo come un rapporto tra due numeri interi, chiaramente in questo caso positivi. Che un foglio A4 contenga la radice quadrata di 2 è qualcosa che abbiamo già visto circa un anno fa, okay? Vi avevo mostrato che effettivamente se uno prende questo formato particolare, la 4, ma questo vale anche chiaramente per la 3, la 2, la 6, la 7, sono formati apposta, in cui il valore del lato lungo e il valore del lato corto stanno in un rapporto pari a circa radice quadrata di 2. Cioè se faccio il rapporto tra questo lato e questo lato viene radice di 2, chiaramente in modo approssimativo. Potete verificarlo con un righello, oppure il trucco che avevamo già visto era quello di fare una particolare piegatura, che ovviamente non mi viene mai giusta, la mia manualità in queste cose è veramente pessima. Fate una piegatura di questo tipo, si forma un triangolo che è un triangolo rettangolo, perché in questo è rettangolo. Ed è anche però isoscele perché chiaramente questi due angoli sono congruenti in quanto per la piegatura sono sovrapponibili e quindi partendo da un angolo di 90 gradi sono di 45 gradi. Quindi questo è un triangolo isoscele che vuol dire che questo lato e questo lato sono, ops, congruenti e sono pari al lato corto del foglio. Ma allora la diagonale, o meglio l'ipotenusa di questo triangolo, è radice di 2 volte il lato del triangolo. Detto in altri termini, questo lato obliquo che si è formato con la piegatura è radice di 2 volte il lato corto. O ancora, detto in altri termini, il rapporto tra questo lato è radice di 2. Ma il formato A4 è fatto in modo tale che questo lato obliquo corrisponde proprio, ops, ho colpito il microfono, corrisponde, se guardate, in maniera approssimativa, chiaramente, corrisponde al lato lungo. Ok? Se prendete le misure, questa cosa viene fuori in maniera più evidente. Bene, questa è una cosa nota. Adesso voglio però mostrarvi l'idea della dimostrazione e poi la andrò ad eseguire. Faccio ancora una piegatura. Allora vedete, ho fatto un nuovo triangolo, sempre rettangolo e sempre isoscele, però più piccolino qua sotto, piegando l'altro angolo in modo da arrivare parallelo a questo lato. Quello che si forma è un nuovo rettangolo. Vedete, qui abbiamo un nuovo rettangolo. Ok? Adesso io vi dimostrerò, è abbastanza immediato in realtà, che questo nuovo rettangolo ha la stessa proprietà del rettangolo di partenza, cioè il rapporto tra il lato lungo e il lato corto è radice di 2. Questo non basta, però vi mostrerò anche che la misura di questi due lati, se i due lati da cui sono partito sono numeri interi, anche questa, due lati corti, più piccoli sono numeri interi. Perché questo è importante? Perché facciamo l'ipotesi, per assurdo, che la radice quadrata di 2 sia un numero razionale. Quindi che io posso, in qualche modo trovare due numeri interi per cui la radice di 2 è uguale al rapporto di questi due numeri interi. E immaginiamo che questo rapporto sia ridotto in minimi termini, cioè la frazione che rappresenta la radice di 2 che sto considerando non ha numeratore e denominatore, non hanno divisori comuni, no? Ricordo che è una frazione ridotta in minimi termini quando appunto numeratore e denominatore non sono divisibili, non hanno fattori comuni. Per esempio 6 quarti non è ridotto in minimi termini, è equivalente a 3 mezzi perché hanno sia 6 che 4 un fattore 2 in comune che posso semplificare. 3 mezzi, ecco, è una frazione ridotta ai minimi termini. Quindi immaginiamo di aver trovato una frazione ridotta in minimi termini, quindi non ulteriormente riducibile, che è pari a radice di 2, per assurdo. Diciamo A fratto B. Allora costruiamo un foglio
rettangolare che abbia il lato lungo pari ad A in un'opportuna unità di misura e il lato corto pari a B. Vado a scrivere. Quindi B ed A. Ok? Quindi abbiamo un foglio in cui abbiamo il lato lungo A e il lato corto B. Allora, quello che succede, come vi dicevo prima, è che questo rettangolo anche avrà un rapporto pari a radice di 2, perché andiamo a fare un'ultimissima, promesso, piegatura. Abbiate un attimo di pazienza mentre la sviluppo. Sembra di fare un aereo di carta, sembra di essere tornati ai tempi del liceo. Ripieghiamo il foglio in questo modo. Quindi questa era la piegatura vista prima, ok? L'ho riportata dallo stesso lato per comodità e poi ho piegato in modo da avere un triangolo rettangolo. Spero che dal video si capisca che tipo di piegatura ho fatto. Allora vedete che si formano due triangoli. Come faccio? Mi devo allontanare un po'. Si formano due triangoli qua, che sono entrambi rettangoli, che sono questo triangolo qua e questo triangolo qua, che sono congruenti. È immediato perché siccome questa è una piegatura, ho sovrapposto questi due angoli, quindi sono congruenti. I due angoli qua sopra sono congruenti. Okay. E in più anche gli angoli qua sotto sono congruenti, hanno un lato in comune, quindi sono due triangoli rettangoli congruenti. Questi due, come dire, lati di questa freccia, sono queste le facce di questa freccia. Ma se sono congruenti vuol dire che questo lato e questo lato sono per l'appunto congruenti. Questo e questo sono congruenti. Bene, ma allora ho finito. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che ho trovato che questo lato qua è congruente a questo lato qua. Ma questo lato qua è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo isoscele che ha questo lato come appunto lato. E quindi il rapporto tra questa ipotenusa e questo lato qua è radice di 2. Ma siccome questo è congruente a questo, anche questo lato ha un rapporto radice di 2 con questo lato. Quindi il rettangolo che si è formato qua sotto effettivamente ha un rapporto tra il lato lungo e il lato corto di radice di 2. Provate per credere. Okay? Ora, quanto valgono questi due lati? La cosa è abbastanza semplice, fatemela scrivere e poi la vediamo insieme. Allora, questo sarà, abbiamo chiamato il lato lungo A, quindi questo sarà A meno B, ma allora anche questo sarà A meno B e questo allora sarà B meno B. Ho scritto le varie misure, ok? Allora, questo lato qua è chiaramente il lato lungo A meno il lato corto B. Oh, si sta rovinando il foglio, scusate. Questo è A meno B. Ma siccome questo è un triangolo isoscele, allora anche questo è A meno B. E questo qua sotto che cosa sarà? Sarà tutto il lato corto che è B meno A meno B. Lo sto facendo vedere alla rovescia. Ok? Allora è evidente che se B e A sono numeri interi, anche A meno B e B meno A meno B sono numeri interi. Quindi abbiamo trovato due numeri interi più piccoli di quelli di partenza A e B che hanno come rapporto radice di 2, ma questo è in contraddizione con l'idea che radice di 2 si possa scrivere come A fratto B come frazione ridotta ai minimi termini. Abbiamo trovato una frazione più piccola che ha lo stesso valore. Quindi radice quadrata di 2 non è un numero razionale. Va bene? Direi che è più o meno tutto. Spero che si sia capito qualcosa nonostante il mio pasticcio manuale, ma ho trovato questa dimostrazione particolarmente interessante perché non richiede calcoli, ma soltanto piegare in modo opportuno e sicuramente migliore di quanto io sia riuscito a fare un foglio carta 4, quindi una dimostrazione che si può fare senza calcoli. Però qualche cosa in più vorrei dirla, quindi adesso metto un attimo in pausa e mi sposto su un'altra situazione.
Ecco, allora ho aperto una lavagna virtuale perché volevo dire un paio di ultime cose. Allora, immaginiamo che questo sia il foglio di cui abbiamo parlato prima. Facciamo proprio con foglio bianco. E abbiamo visto che se chiamiamo questo B e questo A, abbiamo detto che è radice di 2 è uguale a B fratto A. E abbiamo mostrato che non possono essere, no, scusatemi, A fratto B, ovviamente lato lungo fratto lato corto. E abbiamo visto che questi non possono assolutamente essere numeri interi. Quindi non è possibile costruire radice 2 come rapporto tra due numeri interi. Ok? E il rettangolo che abbiamo trovato qua sotto, vi ricordate facendo varie piegature? Okay, ha un rapporto uguale a quello di partenza. La cosa interessante è questa: se facciamo finta in una opportunità di misura che B sia uguale a 1, allora chiaramente A in questo contesto uguale a radice di 2. Okay? E si vede facilmente che radice di 2 è uguale alla misura di questo lato che è 1, quindi radice di 2 è uguale a 1. Più questo pezzettino qua. Questo pezzettino qua, se guardate il video che ho fatto, si può ottenere in funzione di radice di 2 ed è facile, è un esercizio che potete fare a casa, dimostrare che viene fuori radice di 2. Questa cosa è anche algebricamente ottenibile in maniera molto rapida. Basta portare l'1 a sinistra, viene radice di 2 meno 1 uguale a 1 fratto radice 2 più 1 moltiplicate per radice 2 più 1 e viene 1 uguale a 1. Ho dato una capocciata contro il microfono. Okay? Quindi in realtà questa cosa si ottiene in maniera molto rapida da un punto di vista aritmetico, ma si può ottenere anche da un punto di vista, tra virgolette, geometrico partendo dal foglio che abbiamo fatto prima. Perché questa cosa è interessante? Perché ci dà una formula ricorsiva per calcolare radice di 2. Ne avevamo già parlato in passato. Ci dà una formula che mi permette di partire da un valore approssimato, per esempio parto da un valore che ne so io 1 e poi uso questa formula per migliorare il mio valore. Nel senso che ho a questo punto l'idea che okay, se parto da un valore per esempio a uguale a 0, partiamo da a uguale a 0, ancora meglio, e inserisco questo A dentro questa formula ricorsiva, il secondo valore che ottengo è A uguale a, se metto A uguale a 0, qui viene 2. A questo punto se metto A, no, c'è qualcosa che non va, scusatemi. Sì, non conviene, scusatemi. È tardi anche per me. Partiamo dal valore A uguale a 1. Okay, che come approssimazione di radice di 2 è abbastanza schifosa. Se mettiamo dentro A uguale a 1 viene 1 più 1 più 1, 2, quindi 1 più 1 mezzo, cioè 3 mezzi, che è 1,5, già meglio, no? Perché voi vi ricorderete che radice di 2 è 1,41 e altre cifre. Se a questo punto uso 3 mezzi nella formula ricorsiva, verrà 1 più 1 fratto 1 più 3 mezzi. 1 più 3 mezzi è 5 mezzi, quindi viene 1 più 2 quinti. E 1 più 2 quinti fa 5 più 1, 2, 7 quinti. E 7 quinti è 14 decimi, quindi è 1,4, decisamente migliore. Quindi al terzo passo di ricorsione abbiamo già una buona approssimazione di radice di 2. Okay? Quindi ripeto, questa espressione interessante, che poi è la base della frazione continua, di cui abbiamo parlato in altri video. Quindi 1 più 1 fratto 2 più 1 fratto 2 più 1 fratto 2 all'infinito. Questa formula, dicevo, ricorsiva è interessante perché ci permette di ottenere approssimazioni via via più interessanti di radice quadrata di 2. E la giustificazione di questa formula ricorsiva avviene appunto tramite le piegature del foglio che abbiamo visto nel video. Ultima cosa quindi che vorrei provare a fare è farvi vedere effettivamente. Vediamo se riesco a collegare la tastiera. Ovviamente no, proviamo con la connessione
connessione Bluetooth, qui non funzionano mai le cose al primo colpo, chiedo scusa, no, le cose deve prepararsene, no? Forse la devo accendere, che dite? Sì. Mi sa che scarica la tastiera. No, fermi, forse si è agganciata. Vediamo. Si è agganciato, scusate ancora per il liquido. Allora, dicevamo, si apre Python, posso, ok, forse ce la facciamo. Se apro Python posso mostrare. Allora, in Python c'è ovviamente una funzione, oh, ma stasera non funziona quasi niente. In Python c'è una funzione sqrt di libreria di sistema. C'è qualcosa che non va nella connessione e che ci dà una serie di cifre significative per quanto riguarda la radice quadrata di 2, ma come abbiamo detto possiamo trovare un metodo ricorsivo. Allora facciamo così, abbiamo detto che partiamo da uguale a 1 e poi facciamo un ciclo for in range, supponiamo di fare 10 passi a uguale 1 più 1 fratto 1 più a. Vedete, ho riportato, magari metto delle parentesi, altrimenti non funziona, ho riportato la formula ricorsiva che ho ottenuto poc'anzi. Faccio andare il ciclo e il valore di a, come vedete, è diventato molto simile, anche se non uguale, all'approssimazione di radice quadrata di 2 che è nella libreria standard matematica di Python. Chiaramente una volta capito il trucco uno può anche come dire, fare un ciclo più grande, per esempio facciamo 100 passi, tanto lo fa lui e a questo punto il valore di A è esattamente identico, almeno fino a queste cifre misurate, scusate, riportate sullo schermo, vedete, è identico questa parte qua. Che poi voi non vedete perché non c'è un mouse, ma insomma è identico tra il valore restituito dalla funzione, lo scriviamo qua sotto così si vede affiancato, questi due valori sono effettivamente identici. Quindi con questo metodo ricorsivo, che non è il più efficace, ma è sicuramente un metodo interessante, abbiamo una ottima approssimazione di radice quadrata di 2, che comunque è un'approssimazione, troncando fino al centesimo livello della frazione continua, visto che il numero è irrazionale, quindi non avremo mai il valore esatto. Per inciso, sto lavorando dentro Android, questo è Termux, quindi come vedete posso installarmi per esempio Python, ma qua sopra ho installato anche per esempio la tech e il tech e posso lavorare effettivamente anche sul tablet, collegando quando ci riesco la mia tastiera Bluetooth. Va bene, per stasera è veramente tutto, mi sono prolungato anche troppo. Buonanotte.